Io a fare questo lavoro ho iniziato a 13 anni. I miei mi mandarono a fare una giacca. Dice vai da sarto, dice vai a fare una giacca di velluto. Una giacca di velluto marrone a coste. Io sono andato a casa, mio padre gli ha detto, guarda, io a scuola non ci vado più. Vado a fare il sarto. Dice no, no, dice tu mi fai morire, scherzi, no, guarda, no, non morire perché tanto non ci vado più a scuola. Questo è tutto il corridoio che facciamo sempre con i clienti, no? Ecco, queste sono le due sale da prova. Questa normalmente, ecco, la sala da prova dove noi abbiamo tutte le fotografie di tutti i clienti. Questa è Chirac, presidente, abbiamo i presidenti qua. Agnelli, Valentino, guardi dove ce l'ho qua, le fotografie di Valentino, vede? Questi sono lavori miei, eh? Valentino sono 40 anni che ho questo, che tutto quello che porto è tutta roba mia. Ecco. Questa qua è la nuova arrivata, vedi? Questa è Valeria, eh? Eccola. Già, è arrivata a buon punto. È un po' testardina, ma va bene. Però impara, eh? È bravissima. Ciao, sono Valeria, ho 28 anni e sono di Roma e sto facendo uno stage in una sartoria da uomo della durata di 6 mesi. Allora, dopo il liceo ho iniziato a lavorare in un bar. E onestamente perché era il primo lavoro che ho trovato e che mi desse uno stipendio, e però non mi piaceva assolutamente, non era la strada per me. Dunque dopo un po' di tempo ho iniziato a chiedermi cosa volessi fare davvero, cosa mi piaceva fare nella vita, e ho iniziato a pensare a quando ero bambina, mi piaceva cucire, avevo una passione per la moda e quindi ho cercato una scuola che mi permettesse di imparare a cucire. E dopodiché ho cercato una sartoria, un lavoro. Oggi sono qui, sto facendo uno stage che durerà 6 mesi e spero poi al termine di questo stage di proseguire a lavorare qui, anche perché ho la grande fortuna di essere affiancata dal maestro tagliatore storico di questa sartoria. Secondo me le caratteristiche fondamentali che bisogna avere sono prima di tutto la passione, e pazienza e precisione. Altrimenti, in primis la passione, se non ti piace questo lavoro, secondo me è inutile farlo. Per fare questo mestiere ci vuole la passione, deve piacere, perché il mestiere di sacrificio sembra niente, ma c'è tanto sacrificio dietro. E voilà, questo è il risultato finito. È semplice, no? Thank you.